A Pescara una tavola rotonda organizzata dalla FIUM, CGIL Abruzzo e Molise sulle conseguenze del conflitto in Ucraina, sullo scenario geopolitico, economico e sociale. Gli effetti collaterali, questo il titolo dell'incontro. La FIUM, è stato ribadito, intende confrontarsi con le lavoratrici, i lavoratori e gli studenti sulla necessità di scelte urgenti, radicali e all'altezza della grave situazione in atto. Michele De Palma, segretario generale FIUM CGIL. Il senso della tavola rotonda di oggi è innanzitutto avere consapevolezza del fatto che la guerra uccide le persone dove si determina e dall'altro lato sta danneggiando le lavoratrici e i lavoratori del nostro paese, perché stiamo perdendo potere d'acquisto, perché l'inflazione sta crescendo e i salari non sono in grado di rispondere alla perdita del potere d'acquisto. Gli effetti collaterali sono gli effetti diretti della guerra sui lavoratori e sulle lavoratrici, ma sono anche gli effetti diretti sulla popolazione civile in Ucraina. Noi siamo contro la guerra perché la guerra distrugge, mentre invece il lavoro crea, e noi siamo l'organizzazione sindacale del lavoro. Tra i relatori Enzo Di Salvatore, costituzionalista dell'Università di Teramo. Sono effetti economici e effetti sociali. L'effetto più immediato, quello più percepibile, riguarda il caro energia, che certo già c'era, però la guerra sicuramente ha acuito questo problema. E il nostro paese sta cercando di capire cosa fare. E addirittura pensa che risolvere questo problema, cioè in qualche modo rendersi indipendenti dal gas russo, dal quale dipendiamo insomma, per il 40%, possa essere risolto potenziando, rilanciando la produzione nazionale di idrocarburi, ma questo inciderebbe in realtà in modo poco significativo. Poi certo ci sono altri problemi legati al sistema delle imprese, i migranti, perché ovviamente il fatto di non poterci più approvvigionare soprattutto da beni primari agricoli, e mi riferisco all'Ucraina, impoverisce paesi già poveri e questo spinge ovviamente alle migrazioni. E poi c'è la protezione temporanea dei migranti, che sono appunto quelli dell'Ucraina.